Amici di Merano al Galoppo, bentrovati. Si torna all'appuntamento classico, quello domenicale. Andiamo a vedere com'è andata. Siamo in compagnia di Carmelo, uno degli ospiti di una delle nostre strutture partner, si può sapere quale? Eremita. È la prima volta che vieni all'ippodromo? Sì, è la prima volta che vengo qui. Qual è la prima impressione? Bellissimo, davvero. Pensavo che era un po' diverso, ma è affascinante. Adesso so che qualcuno ha dato un cavallo, ci proviamo, facciamo una giocatina, poi vediamo. Speriamo che forse il numero uno vince, speriamo. Buona fortuna. Grazie. Si è appena concluso il premio Naturno. Siamo in compagnia dell'assessora Astrid Pichler, una bella iniziativa come sempre, quello che Naturno è presente in ippodromo. È chiaramente una bellissima iniziativa, è un grande onore direi, anche per un paese come il nostro che è proprio orientato al turismo, questo premio del Naturno che è dotato in tutta l'Italia è molto importante per noi. Tra un mese e mezzo, due mesi ci sarà di nuovo il Palio del Burgraviato, voi so che sarete presenti, agguerriti con la corsa delle botti, insomma vi state preparando? Assolutamente, abbiamo una grande squadra per questa corsa delle botti, i nostri tennis cracks diciamo, e no saremo presenti di nuovo visto che abbiamo due anni fa abbiamo vinto il Palio e adesso bisogna fare la rivincita direi. In bocca al lupo. Grazie. Tra gli ospiti di Maia oggi pomeriggio Uros Lazarevic, capocannoniere del campionato di pallamano ormai da 3 anni, più di 500 gol in 3 anni, benvenuto all'ippodromo. Tutti grazie, mi piace venire qua e spesso quando ho tempo vengo da vedere corse. Il campionato si è concluso ieri, la vittoria del Fasano, è stato un anno un po' così per le squadre altoatesine, la Puglia ha vinto quest'anno insieme con merito. Sì, Fasano ieri ha vinto Scudetto, hanno fatto una partita meravigliosa e hanno meritato vincere il campionato quell'anno. Invece squadre altoatesine non hanno fatto abbastanza bene per arrivare fino a fine. Adesso la stagione è finita, Uros, goditi un po' di vacanze e poi ci rivedremo a settembre. Sì, grazie. Premio Bet Flag a premiare c'è una testimonial d'eccezione, Silvia Fiori, campionessa d'Italia con l'Imoco Volley. Ciao Silvia. Ciao. Stagione appena conclusa, stagione trionfale, campionato italiano vinto, quasi Champions, come ci si sente? È una bella soddisfazione anche perché è stato un anno pieno di disavventure, di sfortune e riuscire a vincere lo scudetto a fine anno penso che sia stata il giusto premio, ecco. Sappiamo che quando torni a Merano una cappatina all'ippodromo la fai sempre. Sì, certo, è sempre piacevole venire qua e cambiare anche ogni tanto un po' ambito, un po' sport. E oggi è stata una bella giornata, una bella gara particolare e quindi sono felice. 2 anni entusiasmanti all'Imocco, sappiamo che il prossimo anno hai deciso di cambiare aria ancora, però non ci puoi dire dove sarai. No, aspettiamo le ufficializzazioni prima di qualsiasi cosa. Credo che a Conegliano è stata un'esperienza bellissima e sono stati 2 anni dove sono cresciuta tanto e adesso è arrivato il momento di mettere in pratica quello che ho imparato a Conegliano. Sappiamo che sei anche impegnata con l'università, non ti resta che fare in bocca al lupo. Infatti adesso sto studiando perché a giugno ho 2 esami, quindi adesso è tutto un po' più noioso, diciamo, però mi tocca. Silvia, grazie della visita. Grazie a voi.
cominciano le corse a maglia e ritornano le vittorie di Claudia Wendel. In sella poi ha un cavallo che ormai è il beniamino locale, il beniamino di Merano, come Claudia ha definito, anzi il re di Merano. Sì, per me è un po' sì, perché il cavallo qua fa delle prestazioni straordinarie. O ci rientrava dal giorno del Gran Premio, ho detto non facciamo rientrare altre parti perché tanto non serve, lui solo qua che va forte. E sì, l'ha provato in pista, ha battuto dei cavalli proprio già pronti, buoni, e lo fa anche più facile che da pensare, perché una volta che è passato ho detto ok, il lavoro è fatto. Manca il tempo, ma ci sarebbe da parlare del feeling che si è creato fra te e questo Mai Chun, che veramente vi intendete a meraviglia. Sì, ma Mai Chun mi sembra che con me, o correndo in Gentleman, ha preso coraggio, ha preso fiducia, quel che aveva perso un po'. Quando l'abbiamo preso non aveva cuore, sudava, non voleva venire in pista, e oggi è tranquillo e fa il suo e così rende più in corsa. Quindi Claudia Wendel trasmette anche serenità. Complimenti Claudia. Grazie, grazie a tutti. È stato un pomeriggio piacevolissimo qui all'Ippodromo di Merano, come sempre del resto. Vi diamo appuntamento a domenica 3 giugno, Ippodromo di Merano. Ciao!